Prova, 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 prova il microfono, prova, sa, 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 prova. È la ragion prima della loro esistenza. Secondo invece la formula di Filo Lao Lucano, il numero è il legame dominatore, il prodotto per se stesso dell'eterna perpetuità delle cose. Invece, secondo Antonio Invandino, niente si crea, niente si distrugge. L'ho detto proprio io, infatti. Ma bene qua, no. Oi, 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 oi. Ci vorrebbe una luce però, che non è questa perché è troppo gialla. Posso staccare il computer, sapresti? C'è una lampada, una lampada. Giriamo, va bene. Tutti gli ammennicoli. Della Lucania e della magia? No, della magia, dalla Lucania, se non esiste non esiste. Quindi che parla la Lucania? Nella notte senza fondo si incontra i nostri occhi, energia senza massa che brucia i nostri desideri. Forse sulla se uno analizza a fondo quello che sono i contenuti della scuola eleatica e della scuola pitagorica, si rende che dell'orfismo, che erano la cultura dominante, autoctona, nata in zona, nata nella terra stessa, perché nella forma in cui si manifesta nel sud, non è la stessa della Grecia, quindi in realtà è una cultura nata in quel luogo specifico. Autoctona. Se si confronta la scuola, i concetti della scuola eleatica con quelli della scuola pitagorica, con la magia, col mondo magico, si scopre che i concetti sono esattamente gli stessi detti con altre parole. Materia, antimateria, gravità, antigravità, immobilità, movimento, silenzio, suono, buio, luce, male, bene, spiriti maligni e benigni, demoni oscuri e luminosi, angeli magneticamente vibranti. Allora, nel mondo magico, domanda, allora lì il punto fondamentale e sostanziale, c'è un legame tra la scuola eleatica, ovvero il paradosso di Parmenide, la dialettica di Parmenide, il paradosso di Parmenide è la magia? Allora, se uno conosce il mondo della magia e c'è vissuto e c'è cresciuto, lo può ritrovare. Deve passare il malevento. Questo è un concetto della scuola eleatica, del tutto scorre. Quindi, siccome tutto si trasforma circolarmente, Empedocle di Agrigento, Parmenide, no, quella è un'altra cosa ancora, che uno non deve mettere una cosa con l'altra, perché sono delle differenze che bisogna conoscere. Allora, quando quello si dice attraverso il malevento, fa riferimento alla catarsi, quindi non solo alla purificazione, cioè alla sublimazione, quindi, ma parti dal concetto atomistico, il concetto di atomismo nasce con la scuola eleatica, con Parmenide, quindi tutto è fatto da parti indissolubili, minime e piccolissime, in movimento. Allora a questo punto il concetto che del malevento, del malocchio che passa, ovvero del male che passa, è possibile dal punto di vista sia magico che scientifico, c'è addirittura una compenetrazione tra quello che è il concetto magico e il concetto scientifico. Non a caso, diciamo questa all'opposto, a chiusura del ragionamento, Rubbia, che ne so, nel CERN, gli scienziati di oggi su qualsiasi rivista trovate sulle stringhe subatomiche, string che è un nome inglese, string vuol dire lacci, la magia si fa con i lacci a misura e senza misura, ossia attraverso un mondo determinato di eventi e un mondo indeterminato di eventi. Quindi togliere il malocchio vuol dire togliere il male attraverso la non misura, attraverso l'indeterminazione che riporta la vita nelle sue potenziali di possibilità, ovvero sul cammino della speranza. Quindi alla morte viene contrapposto la vita nel suo divenire. Questo è il mondo magico. L'intervistato. È qua. Io mi sposto. Sì. Di qua. Va bene. Si parte? Bellissimo. È inutile spostare così, secondo me va bene questo. Sì, no, va bene. Un poco più a destra, magari. A destra tua? Sì. Va benissimo. Di così. Aspetta, Peter, iniziamo per bene. Va bene. Cioè tu mi fai le domande. Allora. Pronti? Si gira.
a tu de musica. A tu de musica, qui la taranda. Maria Santissima, tutti i tuoi nomi, Sandra Pio, tutti i tuoi nomi. La caratura solo, passi c'è di dolore. Non per parte, sì, è così sì. Quali Maria se ginia e lo manda, si lo ginia e lo ci uria santa. Sarebbe voce. Lo ci uria santa, si lo ginia e lo venerdì si posi in gamina. C'è tuo figlio. Lo venerdì si posi in gamina, la cena visita si porti santa. Questa è un santo su bocca. Quando fuori alla mezza lì la via, innanzi lo trovai a San Giovanni. Poi Giovanni quando amor mi porta, tu dimmi lo mio figlio se vivo o morto. O vivo o morti noi, la mascia chiana, la porta ripilata, mascia bussa. Sarebbe Pilato. Quando forna arrivato in bacio portona, poi tuppi tuppi vini magabre. S'affaccia lo giure a lungo alcuna, ci vai a chiandito brutta magana. Getta la mano. Quando mi senti quella parola, muga da terra le l'uso il dolore. Quando mi senti quella parlata, muga da terra morsa dolorata. Quando Maria si svegliò, o figlio, figlio, vieni ma da qui. Poi mamma, mamma, non posso venire, cari giure a me mi hanno legato. Cari giure a me mi hanno legata, la vita mia è tutta rovinata. Dove? Sotto! Ciao, sotto, grazie. Quattro! 4 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
vuole appaccicare? Ma è accettato. Grazie, signora. Perché tu non lo sai, è accettato. Perché mai non è andata per la mangiare? No, no. È andata per la ruota storica. Mi sarei fin dalla morta. Questo che è, questo non è. Se non è mia a padre, mi giovane il cuore. Che se non so cosa, che ho accettato la preferenza. La canzone che io ti cantavo. Che se non giovane la preferenza. Sarebbe che aveva tanto più stupendo, finché... Ma che classe sei, signor? Io, questa è classe sono. Questa poi, su 10, 27 provati. Dal padre, dal figlio, dallo Spirito Santo, a me. C'era giova in Samara, tanto ricordo che facevi. Passai lo maestro, ci vai già la giova cagliaccio. Ci voglio avere maestro, mi viene un uomo rosso che mi mangia. E non voglio ritornare a dirmi, non so se maestro mi, perché non ho un padre, un figliolo, un protestante, ma la vedo che c'è per me, senza sacramento, che se mai non la vedo. Grazie.
Bye-bye.